Allora, riprendiamo e proviamo a vedere se riusciamo a rifar funzionare tutta le Philips Hue, che sono un anno che sono lì in attesa. Allora, come vi dicevo, queste sono delle lampadine. E come vedete sono lampadine normali, si attaccano in qualunque portalampada. E quelle due, questa ovviamente essendo in mano a me non funziona, però se cade per terra si rompe. E quelle due sono due delle tre lampadine che sono a disposizione per questo corso, in due dei portalampada, dei tre portalampada che sono a disposizione per questo corso. Quindi questi portalampada sono accesi, si possono anche spegnere, nel senso che gli si stacca la corrente in maniera decisa, e sono accesi con un colore delle lampadine. Allora, quello che noi vorremmo fare in questa mezz'ora è, ovviamente non ce la faremo a creare un client REST, ma ve lo farò vedere già creato e lo commentiamo brevemente, poi al massimo lo riprendiamo la prossima volta. Vorremmo creare un REST client per le Philips Hue. Le Philips Hue nel lab, che in quel rack che ho aperto, e quel lab espone sull'indirizzo IP che lui ha, che è già stato assegnato perché è collegato via Ethernet alla rete dell'università, dell'API REST, che sono esemplificate su questo sito developers.meetyou.com, che è questo sito qua, che è un sito che per vedere l'API dovete essere loggati, dovete creare un account gratuito. E noi quello che vorremmo fare, come vi ho detto prima, è creare un client per accendere le luci, in questo caso prima le spegneremo, mostrare un color loop per 10 secondi e poi rispegnere le luci, tutte le luci collegate al lab. In questo caso ne avremmo collegate solo due perché la terza non è collegata. Però ci fossero 800 luci, noi faremmo questa operazione per tutte 800 luci. Allora, io quello che volevo farvi vedere oggi è un esempio di utilizzo di chiamate REST. Quindi come in Java fare delle chiamate get e put, essenzialmente, e in maniera molto grezza per le Philips Hue. Le Philips Hue hanno un SDK in Java che fa infinitamente più cose rispetto al piccolo client che ho realizzato io. È anche un pelo più complicato ovviamente da usare. Però l'obiettivo di oggi era quello di farvi vedere come fare delle get e delle put, mandare del JSON, restituire del JSON, parsificarlo. E questo, anche solo facendovelo vedere, dovremmo riuscirci. Ho messo su GitHub, nell'organizzazione del corso, un altro esempio di interazione con un servizio REST, che è sempre in quel rack, che è la parte Z-Wave, che fa, utilizzando questa volta un SDK, una libreria di Z-Wave, la stessa cosa, accende degli oggetti e poi li spegne. E mi sembra, nel caso dei sensori che possono esserci, recupera anche i dati dei sensori, in modo che abbiate un esempio anche di quello, magari lo guardiamo la prossima volta, un esempio di come interagire con quest'altra rete domotica, quest'altra serie di dispositivi IoT. Con la differenza che appunto usare i dispositivi Z-Wave. Io so da professor Cerotti che lui vi ha già spiegato ZigBee e Z-Wave come protocolli. Sì? Sì. E quindi non vi dico niente di più su ZigBee, in realtà su Z-Wave vi avrà raccontato poco. La cosa da tenere sempre in mente per Z-Wave sono le command class, che in realtà sono... in Z-Wave, come vi avrà spiegato, i dispositivi non sono identificati da lampadina che si può accendere e spegnere, ma sono insiemi di command class. Quindi in base alla capability delle command class ci sono vari dispositivi.
Quindi ovviamente una lampadina si accenderà, si spegnerà, avrà una command class on off, esattamente come una presa muro avrà la stessa command class on off. E il risultato di quello che faccio vedere poi lo carichiamo, lo carico su GitHub, e se non avete le lampadine e lab ma volete provare a casa il codice, potete usare un emulatore non ufficiale delle Philips Hue che si scarica da questo sito, è fatto in Java, e io ce l'ho anche. Dov'è? Questo qua. Che essenzialmente vi mostra sotto lab tre lampadine, ma potete aggiungerne quante volete, che in questo caso sono accese, e qui sopra nella parte nera vi mostra i messaggi che, e gli errori, quindi messaggi positivi e negativi, che voi ricevete e inviate da la Philips. E questo gira a un server, che in questo caso gira sul porto 8000, ma che si può cambiare, e quindi utilizzare lo stesso codice che auspicabilmente vi mostrerò a breve, anche per far funzionare questo emulatore. Questo emulatore è un po' più limitato delle lampadine, nel senso che loro possono cambiare colore, possono spegnersi o accendersi. Il color loop, che è un effetto delle Philips Hue che cambia in loop i colori in automatico, qui non si vede, non si riesce a vedere, non ci prova neanche, rimane proprio del colore che c'è già. Però il comando di color loop arriva. Quindi chiudiamo l'emulatore della Hue. Allora, prima di tutto, quando abbiamo a che fare con la Philips Hue, io cerco di seguire la guida, così se dovete rifarlo ce l'abbiamo. Perché ho aperto quel rack? Perché quando voi create una nuova applicazione per la Philips Hue, il protocollo richiede che ci sia una conferma manuale del fatto che voi siete autorizzati a creare questa applicazione. Quindi voi fate una richiesta, io vorrei una nuova applicazione che ti controlli, le luci e quant'altro, e lui ti dice premi il bottone. E quindi sul lab c'è un bottone, ce n'è uno solo, grosso, centrale, e bisogna premere quel bottone e poi abbastanza rapidamente rifare la stessa richiesta di autorizzazione. In questo modo vi viene consegnato un codice alfa esadecimale, alfanumerico, non esadecimale, alfanumerico, che vi permette di essere autorizzati a creare la vostra applicazione. Perché questo passaggio fisico è obbligatorio secondo voi? È obbligatorio anche quando voi installate l'applicazione per la prima volta su uno smartphone della Philips Hue e volete comandare delle lampadine. Bisogna premere il bottone. Perché? Esatto, perché se uno passa per strada, se no vi controlla le lampadine, tanto lei gira probabilmente sul wifi e quindi trova l'hub e uno si collega e fa quello che vuole in casa vostra. Invece deve avere accesso fisico al lab per poterlo fare. Quindi, prima di tutto controlliamo che questa roba funzioni. Allora, ieri ho installato l'app, ovviamente non l'ho potuto usare. Lui come prima cosa cerca il bridge, non lo trova, e mi sembra che anche l'anno scorso facesse così, però a un certo punto dovrebbe dirti ecco, di inserirgli l'IP manuale. Controlliamo intanto di essere sulla stessa rete, perché sennò sì. L'IP manuale del bridge è questo qua, 172.30.1.138. E incredibilmente così lo trova. E a questo punto possiamo fare imposta e vedete, lui mi chiede
premi il pulsante push link, quello centrale, prima che questa barra arrivi in fondo, se no bisogna rifarlo. Chi è che mi va lì e preme il bottone? Che io sono tutto legato? Sta scadendo il tempo? E sul lab c'è un bottone sopra, veloce. Ok. Vabbè, io non voglio aggiornarlo però. Aggiorniamo Elab. Questo è il bello dell'Internet of Things, no? Che prima di riuscire a accendere le tue lampadine devi aggiornarle. E ci mettono una vita, sì. E non gli si può dire non farlo, ovviamente. E... Vabbè, nel frattempo che lui si aggiorna, proviamo a vedere cosa chiedeva questa guida. Allora, questa guida diceva, vabbè, step 1, assicurarsi che il bridge è collegato alla rete e funziona. È collegato alla rete, funziona, si sta aggiornando, quindi. Verificate con l'applicazione dello smartphone che potete controllare le luci, è quello che stavamo cercando di fare. Poi, step 2, hai bisogno di scoprire l'indirizzo IP del bridge. E questo in realtà a noi non ce ne frega niente, perché è questo qua, l'indirizzo IP del bridge, just to dire, 172.31.138. Poi, step 3, visita questo indirizzo, tantomente si aggiorna, in teoria dovremmo poterlo fare, quindi 172.30.138/debug/clip.html. Ecco. Ok, questo è un'interfaccia molto semplice di debug. Di debug delle Philips Hue, che useremo per chiedere il codice di autenticazione per la nostra applicazione. Allora, nel frattempo l'aggiornamento è finito e quindi nell'app io vedo che l'app 3 ci sono tutte le luci, le tre lampadine, la prima non è raggiungibile perché quella ovviamente è nella scatola, le altre due hanno un colore e che gli si può cambiare, e in teoria vedete anche la lampadina incredibilmente cambia colore, e questa mettiamola blu, e le si possono anche spegnere. Ok, e quindi questo è quello che volevamo, perché volevamo spegnerle per farle poi accendere dopo. Quindi le lampadine funzionano, sono raggiungibili, a parte l'aggiornamento hanno resistito un anno in una scatola, che è un ottimo risultato della tecnologia, e quindi possiamo tornare alla nostra guida. Allora, la nostra guida dice che prima di tutto potremo provare a fare una get a questo indirizzo bridge, IP address del bridge, API new developer. New developer è un codice di autenticazione, chiamiamolo così, temporaneo, che una volta si poteva utilizzare invece del codice di autenticazione vero che vi dà il bridge per sempre, adesso è solo temporaneo per ottenere un codice di autenticazione. E nell'emulatore new developer è il codice di autenticazione definitivo che si utilizza sempre, non si usano, non si richiede nell'emulatore, non c'è questo passaggio perché non c'è un bottone da premere. Poi fra un po' mi serve di nuovo il bottone. E quindi dobbiamo fare una get a questo indirizzo. Allora, qui una get a questo indirizzo risponde
come giusto, in realtà, unauthorized, perché ci serve appunto questo codice di autenticazione. Nonostante questa sia un'app che gira lì, un'applicazione web che gira lì sopra, in realtà ha bisogno di un'autenticazione. Quindi, però funziona, intanto. Quindi, quello che dobbiamo fare è chiedere questo codice di autenticazione. Come si fa? Si fa una post all'indirizzo indirizzo del bridge dell'HAPI con un corpo che identifica il nome dell'applicazione che stiamo realizzando. O, nel caso del mio telefono, quando si è collegato, questo codice era il nome dell'applicazione, questo è quello che si chiama MyHue App, che in questo caso si chiamerà, immagino, Philips Hue, perché è l'applicazione ufficiale, cancelletto iPhone, prenderà il nome del telefono. Quindi immaginiamo iPhone di Luigi. In questo caso veniva generato automaticamente, nel nostro caso lo possiamo scegliere e creare a mano. Quindi qui dobbiamo fare una post a API con questo message body. Quindi questo lo possiamo chiamare sample app e qui la possiamo chiamare laptop. Allora, facendo una post, lui ci dovrebbe dire link button not pressed e poi dice vai e premi il bottone e premi post di nuovo e a quel punto dovremmo avere uno username 102, una cosa così. Quindi vediamo, io premo post e lui ci dice link button not pressed, adesso il link button viene premuto e io rifaccio la post e viene success e l'username che utilizziamo è C0VP eccetera eccetera eccetera. Io questo poi ve lo incollo in dir, così rimane e potete utilizzare tutti questo. Allora, questo dato lo copiamo e lo mettiamo qua momentaneamente. Ok, con questo codice potremmo o provare direttamente da quel piccolo browser ad ricevere le informazioni sulle luci, per esempio qui ci sono le chiamate API, REST da fare, quindi una GET su bridge IP address, API, questo codice che ci ha appena dato, lights, con una GET vi darà tutte le informazioni su quelle lampadine. Lights slash 1 con una get vi darà le informazioni sulla singola lampadina. Quindi proviamo a vedere cosa viene fuori. Quindi API slash il codice slash lights. Vi dice che in questo caso riporta molte informazioni delle lampade, quasi tutte. E vi dice che la lampadina che ha ID 1 ha come stato on false, questa è una particolarità delle Philips Hue, ma credo anche di altre lampadine che utilizzano Zigbee, tipo quelle dell'IKEA, che sono compatibili con... che loro chiamano on false per dire spento e on true per dire acceso. Poi ha i valori di brightness, hue e saturation, che sono un modo per impostare il colore. Ha un eventuale effetto applicato, in questo caso non ha effetti, e poi ha una XY che sono due valori che rappresentano appunto le coordinate XY in uno spazio di colori definito da loro. Quindi, oltre a impostare la brightness, la saturation e la tinta, la hue, di una singola lampadina, potete anche modificare lievemente questo colore agendo su questo grafico di coordinate XY. E ha alcuni valori di default, ovviamente la Philips ha alcuni valori di default, il rosso, il verde, il giallo, il bianco, da impostare direttamente su brightness, hue e saturation. E poi il tipo, questo è un extended color light, ha un nome che è hue color lamp, che è quello che troviamo nell'app, e certificato, ha un ID, eccetera, eccetera, eccetera. La stessa cosa per la lampadina 2 e la stessa cosa per la lampadina 3. Dunque, adesso se noi chiediamo lights 2, per esempio, otteniamo
informazioni simili, non abbiamo l'ID della lampadina perché l'abbiamo chiesto noi, abbiamo direttamente state sulla lampadina. Se volessimo accenderla, dovremmo fare in questo caso una put su lights ID della lampadina state. Perché una put non una post? Esatto, perché noi vogliamo aggiornare uno stato. Allora, l'altro approccio quale potrebbe essere? Che altri dispositivi usano? Ma Philips Hue dice, per accendere una lampada aggiorno lo stato corrispondente all'accensione. Altri dispositivi non usano il concetto di stato solo per la get e per l'accensione potrebbero utilizzare un concetto di... di... voi cosa fate? Le vogliamo accendere, spegnere, possiamo scegliere un nome che dica accendere, spegnere, aprire, chiudere, le vogliamo? Vogliamo, scusa? Le vogliamo, però le vogliamo evento o no? Possiamo, c'è anche un verbo, le vogliamo? Azionare, comandare. Quindi in genere quello, l'altra opzione è creare un nuovo, agire su un comando. Quindi fare una post o una put, dipende, su un comando. E quindi ci sarà il comando on, e quindi in realtà gli stiamo, o una get su comando on, e gli stiamo dando questo. Questo è più pulito come concetto e richiede solo il concetto di stato. Mentre nell'altro caso avresti il concetto di stato per recuperare le informazioni e un concetto di comando, un concetto di azione per azionare effettivamente. Quindi se noi mettiamo state allora la 1 è quella spenta, la 2 è una di quelle due, quindi lo state di 2, state una put con come messaggio questo, per esempio, che accenderà la luce, mette una saturazione a 254, quindi quasi il massimo, una brightness a 254, quindi no, quasi il massimo, arriva fino a 255, da 0 a 254, quindi è il massimo, e una tinta a 10.000, che rappresenta un determinato colore, che adesso scopriamo, dando una put alla lampada 2, la accendiamo di questo giallino, sì, ok, e vediamo che ci dà una risposta, e la risposta sono 4 success dentro un array JSON che dice che ogni singolo pezzo dell'operazione è andata a buon fine, quindi l'on è andata a buon fine, il 10.000 di tinta è andata a buon fine, il 254 sulla saturation è andata a buon fine e anche sulla brightness, che è la luminosità, è andata a buon fine. Ok, quindi adesso questa stessa cosa la vogliamo fare tramite Java. Quindi io qui ho preparato voi avete usato Gradle? Sì o no? Sì ma no. Ok, beh anche qui. Allora questo viene gestito con Gradle. Noi lo usiamo essenzialmente per gestire le dipendenze. Non ci interessa la parte di building. E in questo caso addirittura prendiamo le dipendenze da Maven Central. Quindi le stesse dipendenze che si utilizzerebbero per Maven. In questo caso ha bisogno di due, questo progetto utilizza due librerie. Una, la prima, è gli HTTP Components e l'HTTP Client di Apache, che come dice il nome è una libreria Apache per fare un client HTTP. Quindi gestisce tutte le connessioni, apertura di connessioni, conosce come fare una get, come fare una post, come fare una put, eccetera. Gestisce un client HTTP. La seconda è un progetto di Google che si chiama JSON, che serve invece per parsificare in Java il JSON. Quindi lui prende il JSON e vi restituisce degli oggetti Java corrispondenti a quel JSON, essenzialmente. E in IntelliJ il supporto a Gradle è fatto particolarmente bene, per cui quando voi modificate quel file lui si aggiorna automaticamente nel 99% dei casi.
a differenza del supporto in Eclipse che invece fa schifo, detto proprio fuori dai denti. Allora, questo è una semplice libreria, è un semplice progetto che ha due classi, una classe che si chiama REST e una classe che si chiama U. La classe REST è una classe statica che null'altro compito ha che prendere, fare delle una get e un put. Passandogli, potendogli passare dei parametri, lui fa una get, un put, prende il risultato in JSON e lo mette in un hashmap. Boh, è totalmente agnostica rispetto a che cosa andate a chiamare, a che indirizzo andate a chiamare. Quindi, per esempio, questa è la get, crea in questo caso un hashmap che è una, per una risposta, poi crea un HTTP client da questa libreria Apache, closable perché si può chiudere la connessione esplicitamente in questo caso, e a quel punto, dopo che ha creato un client, crea una richiesta get, sempre da questa libreria. Quindi abbiamo un client, abbiamo l'oggetto che rappresenta una richiesta get, quello che si fa è, si esegue la richiesta, e si dice, caro client, fammi questa get. Questa get avrà un parametro, che è una URL, che gli passiamo al metodo, in questo caso potrebbe essere lights slash 2 slash state, per esempio, slash 2 senza state per avere l'ID sulla lampada, e dopodiché dai risultati, prende il corpo del risultato, lo mette in una stringa, noi sappiamo con JSON, quindi siamo abbastanza confidenti di poterlo fare, di poterlo mettere in una stringa, attraverso sempre un metodo che viene fornito da HTTP client, esatto, che quindi gestisce le risposte, essendo capace di gestire le get, le put, le post, eccetera. Da quella risposta, con questa riga, diciamo, caro JSON, classe libreria di Google, da questo stringa, utilizzando una mappa come struttura dati, riempimi una mappa che abbia questi campi. Allora, dato che JSON è fatto chiave valore, lui riesce a mettere per ogni chiave della mappa la chiave del JSON, diciamo il nome del JSON, e per ogni valore della mappa il valore che è corrisposto del JSON. Questo funziona ovviamente con ogni tipo di classe, sarebbe meglio farlo con una classe costruita da voi, che rappresenta esattamente quel tipo di JSON. Qui vogliamo fare una cosa abbastanza generica e agnostica rispetto al tipo di applicazione che stiamo costruendo, e quindi sapendo che il JSON è fatto in quel modo, diciamo, in una mappa va bene. Poi, ovviamente, avessimo una struttura dati fatta con più cura, sarebbe più facile. Però è sufficiente una mappa per riuscire ad andare avanti. Dopodiché chiudiamo la connessione e ritorniamo, in questo caso della get, la risposta. Quindi, creo un client HTTP, creo una get, faccio la get, prendo la risposta, la converto in testo e il testo lo converto in JSON. Dentro il testo JSON lo converto in una mappa, in automatico. Fine. Restituisco la mappa, l'hash map. La put è fatta nello stesso modo. Creo un client, creo una richiesta put, mi preparo una variabile per alcuni parametri, perché la put potrebbe averne, il corpo della richiesta, e quindi prendo il corpo della richiesta e lo metto in questi parametri, aggiungo un header, che è il content type, per esempio application slash JSON, perché il corpo della richiesta è in questo caso un JSON, e a questo punto eseguo la richiesta. Lui ci dà una risposta, abbiamo visto che ci dà una risposta, ci dà anche uno status code, e in questo caso non ci interessano particolarmente, quindi non prendiamo la risposta e non la parsifichiamo in nessun modo. Tanto ci interessa vedere, vedremo il risultato là, sui dispositivi veri. E questo è la classe REST. La classe U ovviamente utilizza questa, è composta da un main, essenzialmente, utilizza quella classe per fare la get e la put, per prendere tutte le lampade e per accenderle, e poi per spegnerle. E cosa fa? Beh, definisce una URL di base. La URL di base sappiamo essere 172
31138. Se voi usaste l'emulatore sarebbe localhost 2.8000, per esempio, il numero della porta, ed è commentato lì sotto. Lo username, che è quello che ci ha appena dato, se usasse l'emulatore basterebbe new developer. E lo username è questa roba qua. Poi a questo punto crea la URL, concatenando il base URL con API, lo username e lights. Tanto sempre tutto da lì partirà, da lights. Non c'è mai niente che capita prima di lights. Sarà lights e basta, lights 1, lights 1 state, ma tutto da lights inizia. Quindi prepara questa stringa e la memorizza, e a questo punto fa le richieste, tre richieste. La prima, prendo tutte le luci. Quindi attraverso la classe REST, dove c'è il mouse, chiamo il get e gli passo la URL che ho appena definito, che è IP del lab / API / il token / lights, esattamente come abbiamo fatto prima, e quindi ci restituisce tutto quel JSON enorme con tutte le lampadine associate a quel lab, con le sue proprietà. A quel punto iteriamo sulle chiavi di questa mappa, che saranno 1, 2, 3 nel nostro caso, e per tutte, agendo su una volta su lights / 1 / state, un'altra volta su lights / 2 / state, e poi per 3, facciamo una put a quell'indirizzo con content type application JSON, perché nel body gli passiamo un JSON, e come body gli mettiamo, in maniera simile a quello che abbiamo fatto nell'interfaccia di debug, dove dicevamo on true brightness 254, saturation 254, U10000, qui gli diciamo, noi gli diamo i colori, gli diciamo effect color loop, che è un effetto di default, ce ne sono due o tre effetti di default della Philips Hue. Quindi facciamo la put, non ci interessa la risposta, ne facciamo una per ogni lampadina, in questo caso vedremo gli effetti, poi aspettiamo 10 secondi, giusto per vedere questo color loop proseguire, andare avanti, fare qualcosa, e mettendo un thread in sleep per un secondo, essenzialmente, quindi più o meno 10 secondi, aspettiamo, a quel punto riteriamo su tutte le luci che abbiamo comunque ottenuto prima, e stavolta facciamo una put con on uguale false, per spegnerla. Quindi abbiamo chiesto tutte le luci con una put, abbiamo iterato su quelle luci, sulle chiavi di quella mappa, e abbiamo acceso e applicato il color loop come effetto alle singole lampadine, abbiamo aspettato 10 secondi con un ciclo e un thread.sleep, e poi abbiamo reiterato su tutte le lampadine e gli abbiamo dato on uguale false, allo stesso indirizzo che avevamo prima. Quindi lights url / 1 / state off, / 2 / state off, e spegniamo una lampadina alla volta. In questo caso spegneremmo anche la prima lampadina se fosse connessa. Allora, se è tutto vero, se io faccio run, che non trovo mai, se mi facesse fare run potrebbe funzionare.
Ma chi se ne frega? Un attimo vi faccio andare, eh? Fatemi solo... Ok, allora se adesso eseguiamo questo, e aspettiamo un attimo, parsing Java. Sta facendo il color loop e poi si spegne. Rifacciamolo perché eravate distratti. Lui fa il color loop partendo dall'ultimo colore su cui era impostato, quindi perché, ecco perché sono diversi. Cambia colore per 10 secondi
e poi si ferma. Se lo fate andare avanti per mezz'ora, lui continua a cambiare colore per mezz'ora. Ok, sono le 11, e vi lascio andare a fare altro. Ci vediamo il 3 maggio. E per il 1 maggio, entro il 1 maggio, ricordatevi di compilare il documento con i gruppi. Buona giornata.